Salve ragazze, allora mi rendo conto che non è la presentazione adatta per un video tutorial, in quanto sono tutta alquanto spettinata e struccata, però praticamente ci tenevo a pubblicarvi questo video che praticamente trucco un'amica per una serata romantica e però ho avuto diversi problemi con la videocamera e poi la webcam che ha il computer in dotazione. Infatti, quanto prima dovrò comprare una webcam separata dal computer, perché veramente questa mi sta dando parecchio filo da torcere per i video tutorial e sinceramente è veramente snervante. Quello che sono riuscita a recuperare del video, vedrete, la presentazione non sono riuscita a recuperarla, per cui l'ho dovuta fare stamattina mentre sto per montare appunto il video. Quindi niente ragazze, ovviamente mi scuso perché sarà tagliatissimo, ci saranno 2500 interruzioni in questo video, cercherò il più possibile di non farvi notare niente di tutti i problemi che ho avuto, però veramente è stato un trucco riuscito, un trucco comunque che è adatto a tutti i tipi di occhio, a tutti i tipi, diciamo, sia a colori che a forme d'occhio, per cui ci tenevo veramente a pubblicarlo e se no probabilmente l'avrei lasciato stare, avrei fatto un'altra cosa. Comunque scusate per questo tono di voce, mi sono appena svegliata, terrificante, no? Vabbè, se non lo faccio adesso non lo faccio più. Volevo approfittare per dirvi una cosa. Ieri ho applicato questi sticker, questi sono dell'Avon, volevo provarli perché appunto mia cognata, tra virgolette, perché non sono sposata, comunque la fidanzata, questo è un altro grande parente, la bello. La fidanzata del fratello del mio ragazzo, vabbè, era facile, che appunto tratta prodotti Avon, è una presentatrice Avon. Quindi praticamente volevo, avendo visto questa novità, ho detto sì, alcune ragazze li provano, della Deborah, della Kiko, si sono trovati bene, ma chissà se questi dell'Avon sono validi come quelli, come gli altri prodotti che hanno appunto elencato, proposto le altre ragazze che li hanno provati. E io vi dico che no. Nel senso, il prezzo più o meno penso sia uguale, in quanto questi, se non mi sbaglio, sono costati più o meno 6 euro. Si tolgono. Ho messo anche il top coat sopra, si alza proprio la pellicola. Sì, si vede o no? Comunque, non so se si. Insomma. Si alza la pellicola, insomma, quindi non dureranno molto, basterà, non lo so, non nulla che andranno via. Questo è trovato, vedete dove si è alzata la pellicola, ma non solo qua, anche sulle altre unghie, là è più evidente, però anche sulle altre unghie così, quindi non durerà tanto. E sinceramente spendere 6 euro per una cosa che alla fine non ti dura neanche una settimana, cioè no, volevo provarli e li ho provati e comunque vabbè, visto che li avevo provati proprio ieri, stamattina ho detto vabbè, mo faccio la presentazione e glielo dico che sono molto carini,
comunque mantenivano veramente la nuova Volusi, questo è un maculato forte con il rosa, il nero, il turchese, se mantenivano, perché praticamente non mantengono. E niente, vabbè, vi ho lasciato una chicca, diciamo, perché questo mese, a dirvi la verità, non ho fatto né promossi né bocciati, perché sinceramente non ho bocciato niente, a parte queste che ho utilizzato adesso, e probabilmente lo sticker, no, lo stickers, il roll-on per le occhiaie della Essence, che veramente all'inizio sembra che tiri un po', ma poi alla fine niente, cioè non fa niente, come stavi prima stai dopo, non diminuiscono le occhiaie, niente. Quindi tutti i prodotti che ho acquistato, diciamo fine luglio, inizio agosto, gli unici bocciati sono questi e il contorno occhi della Essence. L'ho fatto vedere già nel video praticamente degli acquisti di agosto, e già dissi che praticamente è una spesa che volendo uno poteva fare, ma alla fine era inutile, quindi già non mi piaciucchiava tanto, continuando ad usare non mi piace proprio per niente, quindi praticamente bocciato. Se siete curiosi appunto di andare a vedere il video degli acquisti di agosto, ve lo metto nell'info box. Quindi niente, mi sono dilungata già abbastanza, vabbè, ma ne ho approfittato. E vi mando un grosso bacio e spero che sia possibile, almeno sono guaiata con il naso, l'allergia, tutto, raffreddure, c'ho tutto. E niente, vi auguro che comunque mi auguro che si possa vedere qualcosa significativa del lavoro che è stato fatto. E niente, vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao ragazze. Allora, per il trucco trucco un'amica già abbiamo fatto la base, quindi adesso vado a stendere il primer sulla palpebra mobile. Per la base dell'occhio vado ad utilizzare un marroncino rossiccio dalla palette 88 colori opachi, e successivamente andrò ad intensificare la piega dell'occhio e l'angolo esterno dell'occhio con un marroncino leggermente più scuro, per poi andarla ad intensificare nuovamente con un marrone opaco scuro della palettina di Gioia.
prima di andare ad applicare le ciglia finte, poi ve le direte che cosa è successo, vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare e l'angolo interno dell'occhio con un color champagne, sempre dalla palettina di Gioia. Per andare ad applicare le ciglia finte misuro la lunghezza della ciglia rispetto a quella dell'occhio. Sono stata fortunata perché l'occhio di Dora era proprio perfetto per quella ciglia finta, nonostante ciò le peripezie però purtroppo non ci hanno abbandonato. Esatto, sì, mi si è spiaccicata tutta la colla sul muro e infatti adesso devo aggiungere un pezzo di parato perché la colla non è andata via, e quindi vi lascio immaginare. Stai registrando? Sì, abbiamo anche registrato quando in realtà non dovevamo e quando dovevamo non abbiamo registrato. Allora, dopo tutta questa tiritera di cose perché abbiamo interrotto il video 250.000 volte eccetera, ho applicato le ciglia finte a tutti e due gli occhi. Di qua già io ho passato il mascara, per cui le sue ciglia sono uniformate a quelle finte. E adesso farò la stessa cosa con l'altro occhio. Vado a usare il mascara Love Extreme della Essence. No, non serve a niente, poi scoperto. Il mio dito per non farle sporcare l'ombretto che c'ha sotto. Mi sporco io, non fa niente, non ci interessa. Ok, vedi? Sì. Bellina, prima volta che le mettiva trauma. Ok, fatto questo bisognerà vado a prendere questo eyeliner piccolino della colla, cioè il pennellino sottile, vado a coprire giusto le sbavature della colla, che ho utilizzato quella nera come si vede dal muro, e per cui vado solo a coprire quelle che sono, diciamo, le sbavature della colla. Io devo mettere lo stesso. Ok, yuppi, quindi abbiamo fatto il lavoro di sopra, adesso con un pennellino piccolino, tipo questo, si vede, sì, vado a mettere sotto un po' di ombretto marrone nella rima inferiore dell'occhio. Vado sopra. Ok,
tutto scuro, anche un po' da solo, no? Tutto sommato. All'interno dell'occhio vado a mettere una matita color burro. Guarda sopra, guarda giù. Ecco qua, bella, no? Allora, dopo sta faticaccia, sta sudata terrificante tra ciglia finte, il muro colato di colla di ciglia finte e quanta, c'hanno le faccelle morte tutte e due, colpa nostra, ma quando mai doveva succedere anche a me da sola, mentre facevo un tutorial, colla dappertutto. Facile che poteva succedere. Vado a fare. Io poco non parlo. No, prendo un po' di terra opaca e vado a fare un po' di contouring. Tanto l'attaccatura delle basette, la base. E vado sotto le nozze, vado al di sotto del nozze, come dovrò vedere. Fatta questa operazione, prendo pennellone da blush, eccolo, prendo blush che pesca, pesca sì, il color mattone, va, cosa del genere, il di poco, grazie, il di poco e poi non puoi dire più. Prendo un nude. Ok, e questa è la mia proposta per una serata romantica, chiamiamola romantica. You! E vi faccio uno zoomino, sono fiera nonostante le molte interruzioni. Così, bellissima. E quindi eccoci e vi mandiamo un bacione grande. Ciao, ciao a tutte, ciao.